Espongo due progetti, uno sulla Siberia con il popolo dei Nenet e vari popoli invece che vivono nella regione di nord-est dell'India che si chiama Arunachal Pradesh. Soprattutto dalla Siberia, che non è stato per niente un viaggio semplice, è stato proprio il modo in cui vivono queste persone, che è veramente base, veramente semplicissimo, con pochissime cose si riesce a sopravvivere, è veramente essenziale direi, con una vita non semplice. Invece sull'altro è stato bello perché è stata un'avventura e anche la ricerca dei popoli non è stata semplice, di varie etnie, però è stato anche quello molto bello a livello umano, contatto con le popolazioni che vivono ancora a livello rurale e non così intaccate dalla globalizzazione. Il contatto con le radici, con poi le cose genuine che vanno oltre la tecnologia, può essere, diciamo, quello strumento? Diciamo che sì, il viaggio, comunque la fotografia riportata direttamente dal viaggio è molto più vera e comunque si riescono a riportare anche a casa delle emozioni, è quello che secondo me colpisce e incuriosisce lo spettatore.